Vanilla Mainini, dicevo poco fa, dottor Borghini, noi dobbiamo avere un'idea di città metropolitana che non si trasformi in una città-stato, altrimenti avremmo un sovrappeso anziché essere più leggero. Intanto condivide? Condivido assolutamente, la città-stato non fa parte della storia di Mediolanum, e cioè di una città che è sempre stata considerata proprio nel mezzo di un passaggio fondamentale tra il sud e il nord, e quindi una città arcipelaga, così come deve essere la città metropolitana. Una città in cui non è stato, perché non è statica per definizione Milano, ma è una città in movimento, in cui si innova, si crea, si colloquia con l'Europa, in cui vi è da dimostrare proprio di essere il più grande volano dello sviluppo economico di questo paese, quindi non può essere certamente una città-stato, così come non lo può essere la regione uno stato, e tantomeno uno stato autonomo. Ecco, un altro tema che è emerso durante il dibattito di oggi è il fatto che la regione Lombardia costituisce un ostacolo alla città metropolitana. Perché intanto? Beh, perché non ha perso occasione per accaparrarsi tutte le diverse competenze prima della riforma costituzionale, che drammaticamente non c'è stata, perché in realtà oggi parla ancora di un concetto di autonomia della Lombardia in uno Stato che deve invece già restare unito, nel quale il Sud già dimostra di essere un grandissimo problema, e perché i problemi della città metropolitana e della sua realizzazione non si potranno risolvere se non a fronte di una Lombardia in cui il verde non sarà quello della Padania ma solo quello della Speranza. Questo è davvero il mio auspicio. Ecco, le faccio un'ultima domanda proprio da un punto di vista politico, perché oggi diciamo Lega da una parte, 5 Stelle dall'altro, sono due forze populiste così definite, sostanzialmente dicono: voi senza riconoscere l'autonomia alla Lombardia date 50 miliardi a Roma che si mangia i soldi dei lombardi, quindi non volete la libertà della Lombardia. Come replica questo genere di obiezioni? Replico dicendo che prima di spendere 46 milioni di euro di questa regione e dei cittadini lombardi, che sono risorse di tutti noi cittadini lombardi, occorre mettere dei contenuti a questa autonomia. E replico dicendo che il governo ha già dato una grande apertura dicendo: inutile spendere queste risorse, viene e ne discutiamo di quelli che sono i contenuti. Il problema è che i contenuti non ci sono, perché nella mozione dell'altro giorno non hanno voluto ricreare quel tavolo delle autonomie locali che in realtà avevamo creato e aveva chiesto lo stesso Maroni all'inizio della legislatura. È drammaticamente o magicamente sparito. E beh, allora i contenuti ce li mette chi vuol far spendere 46 milioni di euro. I contenuti in realtà sono quelli certamente di un federalismo fiscale molto più colto, che non ha certo bisogno di chiedere ai cittadini lombardi se vogliono, che ne so, il cappotto perché fuori fa freddo. È chiaro che ti risponderanno: certo, vorremmo forse un cappotto, ma non è questo, perché occorre chiedere esattamente quello di cui abbiamo bisogno, e cioè il ritorno a un federalismo fiscale colto.